Un 27enne di Lurago Marinone è accusato di lesioni personali aggravate dai futili motivi. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Como lo considerano il responsabile del brutale pestaggio avvenuto lo scorso 27 luglio all'esterno di un bar di via Pasquale Paoli a Rebbio. La vittima, un cittadino egiziano, 44enne, residente a Como, fu colpita a calci e pugni e lasciata esanime a terra con il volto completamente sfigurato. Più di 40 giorni di prognosi per fratture all'orbita oculare, allo zigomo e alla mascella che ne comprometteranno in modo permanente la masticazione. In carcere, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita nelle scorse ore, è finito l'uomo di Lurago Marinone. Il provvedimento, firmato dal giudice delle indagini preliminari Francesco Angiolini, era stato chiesto dalla Procura di Como all'esito delle indagini dei militari dell'arma. Ricostruito anche il futile motivo che innescò la spirale di violenza. Quella sera, nel parcheggio davanti ad un bar di via Pasquale Paoli, il cittadino egiziano rimproverò un ragazzo che, visibilmente ubriaco, gli stava prendendo a calci la carrozzeria dell'auto. Il cugino del vandalo, poco distante, pensò bene di intervenire e aggredire alle spalle il 44enne straniero, colpendolo con calci e pugni al volto. La vittima cadde a terra, privo di sensi, in un lago di sangue. L'aggressore scappò prima dell'arrivo dei carabinieri. Le immagini della videosorveglianza del locale e le testimonianze raccolte, tra cui lo stesso cugino che era rimasto sul posto, hanno permesso però ai carabinieri di risalire all'identità del responsabile e di chiedere la misura cautelare in carcere. Secondo il giudice, la misura della detenzione in cella è l'unica in grado di evitare che l'indagato possa commettere nuovi delitti della stessa specie, anche a tutela della collettività, vista soprattutto la brutalità nell'agire messa in mostra dal 27enne italiano. Fatti che per il GIP sarebbero al limite del tentato omicidio. La vittima era rimasta a lungo ricoverata in ospedale e aveva subito anche un delicato intervento chirurgico.